Aspetta, non lo parlo. No, perché non ti fa consumare meglio? Qua non mangio un cazzo, qua c'è di Dio, sarò un robot. Oh, un bar. Che c'è? Si è impallata. Si è spallata. Vai. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Zerta Airsoft. Oggi sono qui con questo nuovissimo unboxing però particolare perché non unboxerò Softair, ma unboxerò un componente hardware, più precisamente un case per un PC che verrà assemblato l'indomani. Quindi andiamo subito ad aprire il pacco che arriva da Amazon. Appunto si vede la scritta. Adesso riusciamo senza distruggere nulla. Amate forbici. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Eccoci qua. Perfetto. Come potete vedere anche dalla scritta, questo è un case della E-Tech versione Ninja. Vediamo se riusciamo ad aprirlo senza distruggere nulla. Questa la buttiamo, non ce ne frega nulla. Ok, ecco qua il case, che bello il rumorino che fa. Andiamo ad aprirlo. Case E-Tech Ninja, che è costato circa 36 euro, non so, il genere 37, vabbè, sì. Eccolo qua. Allora, vediamo un pochettino com'è, come lo dobbiamo uscire. Ok, dobbiamo uscire così. Quindi andiamo a mettiamo la telecamera. Anzi, facciamo così, facciamo prima. Perfetto. Ups. Piccoli inconvenienti. Allora, questo qua è il case. Che tanto per la cronaca, tipo, non pesa assolutamente nulla. Manco un chilo, non sto scherzando. Andiamo a levare le plastiche. Ok. Una. E due. Ed ecco qua il case in tutto il suo splendore. Dai, facciamo tipo una panoramica. Faccio vedere un pochino come il davanti. Qua il frontale abbiamo il pulsante di avvio. Sembra decente con i LED dietro, poi le due porte USB 2.0, una USB 3.0, il card reader, un'altra possibilità di aggiungere un altro USB 3.0. Qua abbiamo i slot 5.25, slot per il tipo i cosi, come si chiamano, mi vengono in questo momento. E poi vabbè, qua sotto c'è tutta quanta la griglia davanti che teoricamente dovrebbe tenere una ventola sotto, di colore verde, e anche tante strisce. Poi di qua di lato abbiamo la paratia con la plastica. Plastica scura, quanto vedo. Dietro abbiamo una ventola, intanto riesco a vedere da qua. Una ventola, perfetto. Là davanti dovremmo vedere anche l'altra ventola, che è appunto quella con i LED. Ora poi la apriamo per vederlo un po' meglio. I slot per le schede video, esposizione per l'alimentatore sta in basso, il DR bombatura anche dall'altro lato per i cavi, per fare andare meglio il cable management. Ora lo apriamo, ci riesco. Duretta la vita, buono però. Uno e uno, due.
Perfetto. Bene, maniglie per uscirle ne potremmo anche fare. Ok, perfetto. Questa è la paratia, che tanto per la grana che non si vede fuori, forse per le plastiche più che altro in questo momento. Comunque, possiamo vedere qua gli attacchi per fermare i lettori DVD o altro. Qui abbiamo tutti quanti i cavi, questo è quello per il 3.0, la possiamo notare la ventola, che è trasparente con i LED, dovrebbero essere verdi. Qua un paio di viti, qua dietro l'attacco Molex per l'altra ventola dietro. E già i distanziatori sono stati inseriti, buono, meno fatica per dopo. E niente, questo diciamo che è il case in tutto. Splendore, tanto per la cronaca non pesa niente, lo alzi con un dito. Ah, qua possiamo notare anche che c'è un foro, beh, per far areare l'alimentatore. Quindi niente, direi che con questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere semmai il montaggio del computer intero, me lo fate sapere nei commenti. Cercherò di portarvi un video in cui vi spiego semmai come montare tutto il PC. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi e a un prossimo video.